Stadio Bettinazzi di Adria, la formazione locale affronta i bresciani del Feralpi Salò, formazione di Lega Pro, nel turno preliminare della Coppa Italia Professionisti. L'allenatore blugranata Luca Tiozzo, che segue la partita dalla tribuna, manda in campo Cabras, Mantovani, Busetto, Meneghello, Pagan, Bosco Loberto, Beltrame, Rossicco, Aliu, Lauria, Nobile. Risponde il collega verdazzurro Damiano Zenoni, ex giocatore dell'Atalanta in Serie A, con De Lucia tra i pali, Altare e Rinaldi legati in difesa, Eleuteri e Contessa esterni, Magnino, Pesce e Scarsella a centrocampo, l'ex bandiera del Brescia Andrea Cairazzolo e Ceccarelli in attacco. Arbitra la partita Giuseppe Emanuele Repace di Perugia davanti a circa 600 spettatori che hanno gremito interamente la tribuna dello stadio adriese. Queste le fasi preliminari dell'incontro con i tifosi anche arrivati da Salò in numero di 20. Si diceva appunto di Caracciolo, 38 anni e 58 reti in Serie A, che tiene battesimo la rinnovata Adriese nella Coppa Italia dei Grandi. Non è l'unico giocatore con trascorsi nelle massime categorie, anche Pesce, Legati e Rinaldi hanno calcato i palcoscenici, ad esempio di Novara, Catania e Padova. Al decimo minuto, dopo un'azione di Nobile parata dal portiere De Lucia, c'è già la prima grande emozione, insomma, il calcio di rigore per l'Adriese, accordato dall'arbitro Repace, se lo procura Nobile, che dopo aver superato un altro difensore viene atterrato da Rinaldi. Ineccepibile la decisione dell'arbitro perugino, con la palla che viene affidata a Graziano Aliu, lo scorso anno 24 reti in Serie D, capocannoniere del girone C. Ma la battuta del centravanti albanese è centrale, facilmente parata dal portiere De Lucia. Si resta sullo 0-0, una grossa occasione per l'Adriese per cambiare il punteggio e quindi condurre la partita. Ma i primi 20 minuti la squadra di Tiozzo ha dominato, poi si fa vedere anche il Feralpi Salò con due cross che dall'out destro mettono abbastanza in ambasce la difesa di casa. Poi è Ceccarelli il 23esimo che tira di sinistro da lontano, la palla è fuori e l'arbitro fischia appunto attorno a metà del primo tempo il cooling break, cioè i giocatori si dissetano. Ne approfitta Luca Tiozzo che ha visto la partita dalla tribuna anche per andare a parlare con i suoi giocatori. È quello che scende velocemente dalla tribuna centrale e dà qualche indicazione, oltre a quelle date al telefono, durante tutto l'incontro. È una fase dell'incontro in cui l'Adriese sta ancora prevalendo sulla Feralpi Salò. Ben presto, però, la squadra di Lega Pro trova i suoi equilibri e riesce a congelare l'incontro con molta esperienza. Al 30esimo, un calcio d'angolo dalla fascia sinistra d'attacco dei bresciani stacca Rinaldi di testa e mette la palla fuori, cercando l'angolo di precisione. Ancora un colpo di testa, molti i calci da fermo in questa fase. E sono le uniche azioni a produrre dei pericoli. Pericoli in questo caso si fa per dire, ma è un colpo di testa di Caracciolo da punizione sulla fascia sinistra. L'Airone è sempre abituato ai suoi gol di testa, sia in Serie A che naturalmente anche in Serie B. La palla questa volta fila alta. La fine del primo tempo arriva sullo 0-0 con la Adriese più propositiva a inizio dell'incontro e poi appunto la squadra gardesana ha trovato le misure. Gli uccelli salutano appunto il passaggio tra il primo e il secondo tempo. Al 49esimo, con le squadre a formazioni invariate, trova Lauria un ottimo lancio filtrante, no look per Nobile, che viene atterrato in aria, anche se in questo caso l'arbitro non fischia un calcio di rigore, valutando non fallo la situazione. Beltrame percorre la fascia destra, arriva esausto e calcia largo il diagonale. Questo è al minuto 51esimo. Al 53esimo ancora una bellissima azione dell'Adriese, la palla perviene a Michael Pagan, il capitano, Mancino, dopo Rossicco che riesce appunto a sbrogliare bene questa azione a centrocampo. Si ritorna indietro a Pagan che vede Nobile, lo serve di sinistro con precisione. Questa volta viene fischiato un fuorigioco che però, come si è potuto vedere alla partenza, era assolutamente inesistente. Dal possibile vantaggio Adriese al vantaggio della Feralpi Salò. Punizione vicino al calcio d'angolo dalla destra di Ceccarelli.
Esce un po' vuoto portiere Nicolò Cabras, Lossicco trattiene Scarsella che però riesce a mettere lo stesso in rete di testa da due passi. Adriese 0, Feralpi Sarò 1. Al 56esimo minuto, quindi all'11esimo della ripresa, fanno festa i circa 20 tifosi bresciani arrivati allo stadio Bettinazzi di Adria e collocati nella tribuna opposta a quella centrale. Da qui in poi ci si aspetta magari una reazione dell'Adriese, che in realtà sostanzialmente non arriva, bisogna considerare i primi giorni di preparazione e la fatica. Qui c'è appunto invece una tambureggiante azione della Feralpi Salò al 66esimo con un cross dalla destra per Caracciolo che stranamente sbaglia il tempo del salto di testa. Riprende Contessa, ottima la sua partita, da sinistra il controcross, poi si perde sul fondo. Ancora un cooling break al 70esimo minuto e si vediamo ancora Luca Tiozzo che dà indicazioni ai suoi uomini per gli ultimi 20 minuti mentre si abbeverano e li incita verso il pareggio che poi sappiamo non essere arrivato. 3 minuti più tardi, mentre Luca Tiozzo rientra in tribuna centrale per visionare dall'alto la partita, dicevamo 3 minuti più tardi, ovvero al 73esimo, grossissima occasione per l'airone Caracciolo, che da solo in area, su azione di contropiede, tira in bocca al portiere in un perfetto cross dalla destra di Ceccarelli, che non riesce a trasformare. Ancora Caracciolo protagonista all'80esimo, con un triangolo, ecco l'inquadrato, nell'alfiere di mille battaglie sui campi principali, mille sgomitate coi difensori, dicevamo Caracciolo all'80esimo, triangola molto bene con Guidetti, la palla gli perviene, ma questa volta è Luca Mantovani, terzino dell'Adriese, a sbrogliare in corner, una situazione molto difficile. All'82esimo c'è una lotta insomma tra Contessa e Nobile, in questo caso è il numero 11 della Feralpi Salò. Punto Contessa a prodursi in un'azione in bello stile con un paio di dribbling, poi viene fermato bellamente proprio dal capitano Michael Pagan. Un momento di panchina con Caracciolo e Pesce, anche Stefano Pesce, ex Novara e Catania, tante partite di Serie A alle spalle, Ascoli pure, e il loro allenatore Damiano Zenoni, ex Atalanta, molto contento della prova e di quello che possono ancora dare a una squadra importante come la Feralpi Salò, che l'anno scorso ha fatto i playoff di Lega Pro. Dicevamo Nobile, il numero 11 dell'Adriese, migliore assolutamente dei suoi, che risponde a Contessa con un'ulteriore azione in cui mette scompiglio tutta la difesa avversaria, cross e De Lucia riesce a bloccare in tempo prima dell'arrivo di Aliu. La partita praticamente termina con i tifosi che comunque blugranata sono contenti del risultato e cantano fino alla fine per una partita che sancisce l'eliminazione dell'Adriese dalla Coppa Italia Team.